Coach Laurent Tilly, oggi in visita al Pala Yamamai, benvenuto. Stiamo assistendo a un allenamento di Andrea Gianni, appunto. Penso che sia un tour a quello che ha iniziato magari a inizi prima di Natale, che si sta concludendo adesso con questa trasferta. Quali sono gli obiettivi di questi suoi viaggi qua in Italia? Gli obiettivi sono vedere i giocatori francesi, vedere come si allenano. Nel caso di qui con Andrea, e vedere gli allenamenti e parlare con anche Paolo Perone, che è il mio scout anche nazionale, parlare, vedere, come si dice, comunicare sui problemi, sulle visioni della pallavolo e tutto. Come ha visto l'ambiente qua a Milano, qua al Pala Yamamai, e come vede gli allenamenti di Andrea Gianni? Ma vedo un ambiente molto ricca e simpatica, cioè, si vede che i giocatori hanno piacere a allenarsi, a tuffarsi, a ascoltare gli ordini di Andrea, e questo è molto importante, vedere, capire l'ambiente della squadra. E gli Yamamai conoscevo perché europei 2015 abbiamo giocato una partita qui contro la Serbia, che ci ha qualificato per il semifinale, allora è sempre un bel ricordo. Adesso sta appunto osservando anche questo periodo i giocatori suoi della nazionale in vista della Volleyball National League. Sì, l'inizio è stato un po' difficile, o hanno avuto un calo, però adesso vedo che stanno riprendendo bene il livello, stanno spingendo molto, e questo è molto importante per la nostra nazionale. In più, sai, il campionato italiano è il più bello, è il più duro, c'è tanta pressione. È importante vedere i giocatori gestire anche questa pressione, perché la pressione è una cosa che dobbiamo abituarsi a vivere, perché con la nazionale avremo tante aspettative e dobbiamo supportare questo. Appunto, alla fine degli playoff, sia italiani sia esteri, inizierà questa nuova formula della World League, tante gare, tanti posti da visitare anche in tutto il mondo. E come la vede questa nuova formula che ha introdotto l'FIVB? È interessante perché c'è un girone di 16 squadre e giochiamo tutte le squadre. Dal punto sportivo è molto equilibrato, però molto pesante fisicamente, perché abbiamo tre partite, i giocatori avranno tre partite al weekend per 5 weekend, vuol dire 15 partite in 4 settimane. Questo è, fisicamente sarà duro, e dunque penso che ci sarà un grande turnover nei weekend, cioè il senso 12-14 giocatori saranno usati quasi tutti i weekend, così infatti vedremo più i giocatori esprimersi, però sarà fisicamente duro. Come nazionale francese poi avete l'onere e l'onore di organizzare la Final Six. Sì, per noi è un miracolo, è, come hai detto, un onore. Vogliamo fare bella figura, sia a livello dell'organizzazione, del pubblico e del gioco. E per noi abbiamo 2 anni molto importanti in Francia, perché c'è questa Final League, Final Six della Volleyball National League, e l'anno prossimo organizzeremo gli europei. Dunque vogliamo, c'è tanta concorrenza in Francia nei sport, tra pallamano, basket, rugby, pallavolo, calcio, e noi è importante fare i risultati e fare una bella promozione della pallavolo. L'ultima domanda, torniamo un passo indietro, adesso iniziano appunto i playoff Scudetto Unipolsai qua in Italia, la favorita secondo lei, e poi magari un piccolo pronostico per questo quarto di finale tra Milano e Modena. È vero che vedo Perugia giocare molto bene in questo periodo, hanno già vinto titoli importanti e secondo me hanno un pizzico di fiducia in più delle altre. Modena ha avuto tanti infortunati, un po' come Milano, però hanno campione che, quando sono un po' al come si dice al ver, al,
quando i momenti importanti arrivano si può contare sopra, dipenderà dai opposti, però è molto tirato.